Buonasera a tutte e a tutti, vi do il benvenuto a questo nuovo incontro che fa parte di un ciclo di lezioni dedicate alla grammatica italiana e al suo insegnamento nella scuola di oggi, organizzato da Mondadori Education e curato dai tre autori di due corsi, di alcuni corsi di grammatica destinati al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, come l'italiano dal vivo, appena uscito, o destinato alle scuole secondarie di primo grado, come per esempio la lingua in cui viviamo, anch'esso appena uscito. I nostri autori affrontano molti temi relativi a questo argomento, fondamentali per la lingua, che ritengono fondamentali per l'insegnamento della lingua e della grammatica italiana, fornendo anche suggerimenti utili nella pratica didattica. Per dare tempo a tutti anche di raggiungerci, comincio fornendovi alcune informazioni tecniche di rito. Come sapete, partecipando a questo incontro avete diritto a ricevere un attestato di partecipazione, che sarà disponibile e scaricabile dal sito della casa editrice Mondadori Education nella sezione Attestati, dove, se volete, troverete anche le diapositive che il nostro relatore di questa sera vi mostrerà. Se non potete seguire la lezione in diretta ma volete comunque ricevere l'attestato, vi basterà collegarvi entro la mezzanotte di oggi al link che avete ricevuto via email al momento dell'iscrizione. Se poi voleste rivedere la lezione o volete vederla per la prima volta, oppure se voleste utilizzarla in classe, il video di questa lezione sarà caricato, che stiamo registrando, anzi, sarà caricato sul canale YouTube di Mondadori Education. Vi invito anche a visitare la pagina web Pensa, Parla, Scrivi, dalla grammatica alla realtà, anch'essa curata dai nostri autori, dove troverete numerosi approfondimenti, esercizi e altre attività didattiche utili per l'insegnamento della grammatica italiana. Se poi desiderate essere informati circa la programmazione delle nostre dirette, potete iscrivervi al nostro canale YouTube cliccando sul tasto Iscriviti qui in basso e poi sulla campanella che comparirà subito a fianco. Sono naturalmente molto gradite le vostre domande che potrete rivolgere al nostro professore, scrivendole sulla chat di YouTube. Il professore sarà ben lieto di rispondervi alla fine della sua presentazione. Io le raccoglierò e gliele rivolgerò quando avrà terminato. E veniamo quindi alla lezione, alla presentazione di questa sera, che, come sapete, affronta un tema molto di stringente attualità, come si dice, e molto spinoso anche. Perché parleremo, il nostro professore ci parlerà dell'intelligenza artificiale generativa e si soffermerà soprattutto sui tratti più riconoscibili dell'italiano prodotto dai programmi di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, individuando anche le possibili ricadute didattiche. Adesso vi presento il nostro professore Giuseppe Antonelli, che saluto. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Grazie a lei e la ringrazio tantissimo. Il professor Giuseppe Antonelli, ve lo presento brevemente, è ordinario di storia della lingua italiana all'Università di Pavia, dove presiede il Centro per gli Studi sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei e scrive sul Corriere della Sera, su Sette e sulla Lettura, partecipa a numerosi, da molti anni, come esperto di lingua italiana, a varie trasmissioni televisive e radiofoniche, come la splendida Cornice su Rai 3, o La Lingua Batte, di cui è stato anche ideatore e curatore per molti anni, su Rai Radio 3. Ha al suo attivo moltissime pubblicazioni, tra le quali menziono le più importanti: La storia dell'italiano scritto in sei volumi, curata insieme a Matteo Motolese e Lorenzo Tomasin, uscita tra il 2014 e il 2021,
Il Museo della Lingua Italiana, uscita per Mondadori nel 2018, Il Dante di Tutti, un'icona pop, uscita per Einaudi nel 22, e naturalmente molte altre pubblicazioni, tra cui le grammatiche di cui vi ho appena parlato, e delle quali è coautore insieme a Emiliano Picchiorri e Leonardo Rossi. Però direi a questo punto di passare senz'altro, e siamo tutti molto ansiosi di ascoltarla su questo tema. Noi ci rivediamo più tardi e grazie, professore. Grazie a lei. Allora, benvenute, benvenuti. Vedete fin dal titolo due formule che riguardano due fasi, perché l'italiano tecnologico, l'italiano telematico va molto veloce, due fasi della breve ma intensa storia dell'italiano telematico. L'italiano con quella E che in realtà però leggiamo I perché è la stessa di email o ebook, e l'italiano. Che invece è l'italiano dell'intelligenza artificiale, della cosiddetta intelligenza artificiale. Si usa spesso anche l'abbreviazione AI, Artificial Intelligence, ma dovremmo anche, quando si tratta di sigle, cercare di evitare magari gli anglicismi quando non ce n'è bisogno. Dunque, cosa è successo in questi, tutto sommato, pochi anni che hanno visto il passaggio da un italiano telematico, chiamiamolo umano, a un italiano telematico prodotto, simulato, emulato, e qui è il primo punto sensibile, invece da macchine che producono linguaggio. Su quanto questo può essere utile per la didattica, io farei una brevissima considerazione. C'è un racconto, io lo citavo nel riassunto di questa lezione che avete avuto per decidere se partecipare o no, un racconto di Gianni Rodari. La macchina per fare i compiti. È un racconto breve e, come sempre, straordinariamente creativo ed efficace, in cui di fatto un venditore porta a porta propone a un papà e a un figlio questa macchina che fa i compiti, fa i temi, fa i problemi di matematica e alla fine i due decidono di comprarlo, ma non c'è da pagare una cifra in denaro, il prezzo è un po' un patto con il diavolo. Il prezzo si paga perché il bambino, il ragazzo, di fatto perde il suo cervello, ci rimette il suo cervello e si ritrova in una gabbietta come un uccellino. E poi si sveglia e scopre che era tutto un sogno, ma più che un sogno, un incubo. Ora, lo vogliamo definire sogno, che lo vogliamo definire incubo, è un fatto che adesso noi ci siamo dentro a quella situazione. Ci sono delle macchine per fare i compiti. Partendo da questa premessa, cioè quello che era fantascienza è diventato realtà, dobbiamo ragionare su due aspetti. Conoscere come queste macchine produttrici o simulatrici del linguaggio umano lavorano e che caratteristiche hanno i testi che producono può essere intanto un modo, questo lo dico anche come dire, per esperienza diretta in prima persona di docente, sia pure all'università, un modo per capire quando queste macchine sono state utilizzate in maniera indebita, cioè quando sono state utilizzate a fronte di un compito che invece serviva a valutare o, meglio ancora, esercitare le competenze di scrittura di ragazze e ragazzi. Quello che io cerco di trasmettere ai miei studenti e alle mie studentesse è che dobbiamo ragionare sull'esercitazione scritta come una palestra per irrobustire i nostri muscoli indispensabili nel mondo della comunicazione. E chiaramente se noi andiamo in palestra e poi lasciamo che ad alzare i pesi sia una macchina, non possiamo pensare di irrobustirci. Ma c'è anche un aspetto diverso, se vogliamo, più costruttivo. Il modo in cui questi produttori artificiali di linguaggio o questi, ripeto, simulatori del linguaggio umano lavorano, ci serve a mettere in evidenza alcune strutture del testo, alcune strutture del testo a diversi livelli, cioè dalla testualità complessiva alla struttura del periodo sintattico della singola frase, che in effetti possono poi essere utili nella fase invece di insegnamento della lingua e della scrittura. Intendo dire, se queste strutture funzionano bene con l'intelligenza artificiale, perché rendono
la sensazione di un testo ben fatto, compiuto, addirittura di un ragionamento che la macchina non è in grado di fare, beh, allora quelle stesse strutture sicuramente possono funzionare molto meglio con delle intelligenze naturali come sono quelle vive e brillanti delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Parlavamo di fantascienza, il discorso su emulazione e simulazione viene da lontano, perché probabilmente qualcuno di voi si ricorderà al 2000, al 9000, scusate, non voglio sbagliare il suo nome di battesimo, cioè il computer di bordo di 2001, Odissea nello spazio, il film di Stanley Kubrick. Ed è interessante, c'è una scena particolarmente rilevante ai nostri fini, in cui prima della partenza del razzo, della missione spaziale, un giornalista intervista al 9000 e a un certo punto al 9000 dice che lui fa parte di una famiglia di macchine che non sono in grado di sbagliare, che non possono commettere alcun errore, questo è il primo lato rilevante, ma il giornalista dice queste macchine, questi computer sono in grado, per l'appunto, dice di imitare o invece riprodurre il linguaggio umano. Ecco, il confine è proprio quello lì, imitare o produrre, ecco, senz'altro imitare, almeno in questa fase, al punto che anche la stessa definizione di intelligenza artificiale è una definizione abbastanza fantasiosa, qualcuno l'ha definita un'ottima soluzione di marketing, perché è molto difficile anche capire come definire l'intelligenza in sé. Si parla più tecnicamente, forse più adeguatamente, di Large Language Models, LLM, anche questo in una sigla, in un acronimo di provenienza inglese. Vedete, ci sono vari schemi che cercano di riassumere come questo meccanismo funziona, non è certo questo l'argomento di cui io mi occuperò, dobbiamo però tener conto di un aspetto. Queste macchine sono nutrite di amplissime, incredibilmente abbondanti quantità di testi, dai quali ricavano delle costanti statistiche e applicano queste costanti statistiche per l'appunto per simulare il linguaggio umano. In tutto ciò c'è una capacità di arricchimento della loro competenza, di autoapprendimento che le rende sempre più non solo potenti, ma anche sempre più adeguate alle nostre esigenze, per cui se noi le nutriamo con una serie di testi che riguardano lo specifico tipo di testo che vogliamo produrre, mettiamo conto un comunicato stampa, la macchina si affinerà sempre di più nella produzione del comunicato stampa. E come vedremo, l'altro aspetto, perché è anche utile insegnare a ragazzi e ragazze a migliorare le prestazioni di queste macchine, una volta che si decida che è il momento di usarle insieme, cioè inserirle nella pratica didattica. Questo già avviene, per esempio, nelle scuole di traduzione, in cui spesso si parte proprio dalla traduzione offerta da un traduttore automatico, DeepL, adesso è quello forse più aggiornato che viene utilizzato di più, e da lì si comincia a ragionare invece su come migliorare, su come è fatto quel testo e come può essere migliorato e affinato. Ma il principio, lo ripeto, è statistico o anche stocastico, cioè ci si basa sulla prevedibilità di una serie di sequenze, in maniera molto più elementare, che era quella utilizzata dai cosiddetti sistemi predittivi, come ricorderete, no? Il T9 dei telefonini. Si parte dall'idea che in italiano dopo buon giorno, buon pomeriggio, buon compleanno, e lì questa prevedibilità, portata su scala molto più ampia, e quindi con una rapidità di elaborazione straordinaria e con una quantità, insisto, di dati di base straordinaria, consente di produrre dei testi che rassomigliano da vicino a testi prodotti da persone che abbiano non solo un'intelligenza umana, ma anche una discreta o notevole capacità di produzione di testi, insomma, che siano persone che scrivono professionalmente, mi verrebbe da dire. Tutto questo è stato brutalmente riportato alla realtà e, se volete, ridimensionato da una definizione di alcune scienziate che peraltro avevano lavorato alla creazione di alcuni di questi sistemi, che è quella di stochastic parrots, cioè pappagallini stocastici.
La produzione di questi testi non implica affatto che la macchina capisca quello che sta dicendo. E questo non è difficile capire quali enormi rischi possa comportare da un punto di vista anche etico, ovviamente. Ora, immaginate che c'è il lato, per l'appunto, chiamiamolo legato all'aspetto tecnico, chiamiamolo informatico per semplificare molto della vicenda, machine learning, deep learning, neural network, large language models, cognitive computing, NLP, computer vision, ma c'è invece l'aspetto, chiamiamolo superficiale, che è quello che interessa a noi, cioè di andare a vedere qual è, come si dice di solito tecnicamente, l'output, cioè che cosa viene fuori da tutti questi sofisticati meccanismi che alimentano il software in termini poi di prodotto linguistico. In altre parole, il gioco che faremo oggi è quello di analizzare, studiare, descrivere i testi prodotti da queste macchine come se fossero testi prodotti da intelligenza umana. Insomma, di ragionare sulla superficie linguistica di questo prodotto finale, dunque di analizzare a diversi livelli tutti gli aspetti linguistici e stilistici, testualità, pragmatica, sintassi, lessico, morfologia, ortografia, diciamo dal generale al particolare, scendendo dal punto di vista della complessità delle strutture linguistiche. La prima domanda da farsi, e vedrete che i punti interrogativi saranno tanti, perché è ovvio che questo è un primo tentativo di descrivere qualche cosa che è in continuo movimento, in continua evoluzione. Io mi soffermerò solo sui testi prodotti da ChatGPT. ChatGPT 3.0 è quello di cui è stato detto che era un pappagallino stocastico, la versione 3.5 è quella disponibile gratuitamente, la 4.0 è al momento quella più avanzata che è disponibile solo a pagamento. Ma nel frattempo, come avrete letto anche voi, si stanno moltiplicando questi produttori di testi, questi large language models. Per cui la prima domanda, in mezzo a tante domande, a tanti punti interrogativi, è: ma è un italiano vero? Cioè, è un italiano affidabile? È un italiano paragonabile a quello che si usa nella lingua di tutti i giorni o a quello che si legge, che ne so, in un quotidiano nazionale? Luca Seriani, il mio maestro, additava proprio l'editoriale di una grande firma di un quotidiano nazionale come modello di italiano scritto contemporaneo, no? E allora andiamo a vedere un pochino come è fatto. La curiosità a me è cominciata quando, per la rubrica che tengo nel settimanale 7 del Corriere della Sera, ho scelto, visto che se ne parlava così tanto, di rispondere a un dubbio linguistico affidando la risposta a ChatGPT. Il dubbio riguardava il costrutto "a me invece incuriosisce". Questo lettore faceva una riflessione condivisibile, no? Il dubbio è ben lecito, incuriosire è un verbo transitivo, perché in quel costrutto di messa in rilievo invece si costruisce con "a me"? La risposta di ChatGPT 3.5 è questa. Non mi soffermo a leggerla, ma possiamo dire che nel merito la risposta è corretta, anzi ChatGPT capisce alcune cose non del tutto ovvie, per esempio che accusativo è uguale a oggetto diretto. Però quando deve dare la soluzione, nel senso di proporre la forma corretta rispetto a questa che lui giudica, diciamo un po' astrattamente, ma insomma scorretta alla luce delle regole, e invece lo vedete, "a me invece incuriosisce qualcosa", ossia aggiunge l'oggetto diretto ma non capisce che il problema era nella prima parte della frase, non nell'assenza di un oggetto che veniva sottinteso. E quindi questo è a tutti gli effetti un errore. In verde quello che funziona, in rosso quello che non funziona. Ma è chiaro che questo è solo uno dei tantissimi testi diversi che ChatGPT ci restituisce a ogni interrogazione uguale. Cioè, se noi continuiamo a chiedergli di rispondere a questa domanda, ChatGPT produce risposte sempre diverse. Quindi è un'analisi, come posso dire, empirica, anche questa, stocastica, ma io credo interessante perché alcune strutture in questa risposta emergono con grandissima evidenza, come a dare proprio ancora un po' il senso di una meccanicità della costruzione del testo. La prima, e vedete le forme in una ellisse azzurrina, è
la collocazione sempre, addirittura qua, costantemente, a inizio periodo di un connettivo forte. E qui, intanto, questo è qualcosa da mettere da parte per quanto riguarda l'insegnamento. Ricordiamocelo, anche quando parliamo a ragazze e ragazze, cerchiamo di spiegare come si struttura il testo. Il connettivo è fondamentale, la chiave della tenuta del testo. Un connettivo sbagliato crea un'incoerenza a livello logico e rende di fatto il testo inefficace. Però vedete che qui sono messi sempre all'inizio. Sono messi in esponente, pertanto, inoltre, tuttavia, in ogni caso. La sensazione è quella che la macchina intenda simulare un ragionamento che non è in grado di fare. I connettivi sono per l'appunto lo strumento dell'argomentazione. Questa macchina non sta argomentando, sta rimettendo insieme pezzi e simulando un'argomentazione per enfatizzare, per farla sembrare davvero stringente sul piano logico, mette in evidenza questi segnalatori del ragionamento. L'altra cosa che si nota, perché di nuovo è praticamente sistematica, è la espansione progressiva per coppie. Qui il gioco di parole è facile, no? È come se si vedesse il binario della struttura binaria. Gli editorialisti e gli scrittori prestino attenzione e utilizzino correttamente la grammatica e la sintassi, la lingua in continua evoluzione e che gli errori possono essere commessi. Quindi vedete che questa struttura binaria a volte è più ristretta, riguarda solo due nomi o due aggettivi, a volte riguarda due parti della frase. In tutti i casi la struttura binaria ha questa altezza e in questo testo specifico è una struttura che si basa su una congiunzione copulativa. Quindi delle costanti, almeno in questo singolo testo, si trovavano. Qualche tempo dopo ho provato a riproporre la stessa domanda a ChatGPT-4. E qui la questione è interessante perché alcune cose rimangono uguali, altre cambiano e ho voluto provare anche a fare due interrogazioni consecutive per vedere come si muoveva ChatGPT, cioè che cosa cambiava dall'una all'altra risposta. Allora, ho usato dei colori per cercare di evidenziare alcuni fenomeni. Intanto partiamo dal primo elemento. C'è una certa tendenza a riutilizzare alcune parti del testo, riformulandole in maniera che risulti una minima parafrasi. Come dire, c'è anche qui la tendenza a espandere il testo a partire da pochi elementi. Lo vedete qui, corretto, fondamentale che giornalisti e editorialisti, e poi di nuovo fondamentale per garantire una comunicazione efficace, gli editorialisti e giornalisti, la forma corretta. Cioè, come se ci fossero delle parole o delle frasi o delle sequenze, visto che lavora in maniera combinatoria la macchina, che fanno da perno per la costruzione del testo. E non è, secondo me, casuale che queste parole chiave, che queste frasi chiave si trovino di solito all'inizio, a metà e in fondo. A proposito di ricetta, se volete, un po' semplice, la ricetta della nonna per costruire un testo che comunque funzioni dal punto di vista dell'argomentazione. Ho messo in azzurro la maniera in cui la macchina si rivolge all'interlocutore. Nella risposta precedente avete visto lei, ma il lei l'avevo aggiunto io per rispetto nei confronti del lettore. ChatGPT ci dà sempre del tu, e qui però non solo all'inizio non sbaglia affatto, stessa frase nelle due risposte, ma vedete che nella seconda risposta riprende l'allocuzione al destinatario, come hai sottolineato, alimenta anche qua la sensazione del dialogo, e quindi non solo connettivi forti a rafforzare la sensazione del ragionamento, dell'argomentazione, ma anche mi sembra che diventino più frequenti questi riferimenti pragmatici per fare in modo che sembri davvero che lui stia, o lei, che la macchina stia parlando con noi. Altre cose. Beh, altre cose, lo vedete, la sostanza rimane la stessa, perché dice sempre che la forma corretta sarebbe a me invece incuriosisce qualcosa, si muove tra transitivo, diretto, complemento oggetto, accusativo, quindi in una terminologia grammaticale di cui comprende o comunque diciamo riesce a simulare la dinamica delle varie equivalenze.
Per cui dal punto di vista della sostanza non è cambiato molto. Cambia invece la tendenza nella costruzione dei periodi, perché vedete che nella prima risposta abbiamo solo un connettivo forte a inizio di periodo, il tuttavia, nella seconda non ne abbiamo nessuno, ma abbiamo invece una nuova tendenza in ChatGPT-4 rispetto a ChatGPT-3.5, per quanto si possa rilevare da questi pochissimi campionamenti, cioè quella a mettere in prima posizione stavolta il soggetto, la corretta padronanza, eccetera, eccetera, l'uso errato, eccetera, eccetera, il verbo incuriosire, eccetera, eccetera, l'uso improprio, eccetera, eccetera, gli editorialisti e i giornalisti, eccetera, eccetera. Ora, è interessante questo cambiamento perché l'espressione esplicita del soggetto in prima sede del periodo, cioè in altre parole, cominciare un periodo sintattico con il soggetto è il consiglio che viene dato da tutti i manuali di scrittura chiara, quelli che in ambiente anglosassone si chiamano i manuali di plain language, cioè quel tipo di scrittura che può essere compresa anche da persone che hanno scarsa confidenza con la scrittura, che hanno competenze basse per quanto riguarda la capacità di comprendere il testo. Dunque, è come se si fosse privilegiata rispetto alla simulazione dell'argomentazione con i connettivi all'inizio, l'esigenza della chiarezza, della comprensibilità, della linearità del periodo sintattico. E anche questo mi sembra molto rilevante. L'altra cosa, e vedete che rimangono queste congiunzioni che tendono a scandire il testo per strutture binarie, ma soprattutto nella seconda risposta non sono più solo congiunzioni copulative, ma anche congiunzioni disgiuntive. Cioè non è solo questo e quello, ma è anche questo o quello. Scrivono editoriali o si occupano il testo, la comprensione del testo e la chiarezza del messaggio, verbi o costruzioni grammaticali, confusione e rendere. Dunque, questo tratto, il binario della costruzione binaria, rimane, ma con una variatio al suo interno che cerca magari di mimetizzarlo un po' di più. Perché ognuna di queste costanti, quando è troppo evidente, almeno per quello che posso considerare dal mio punto di vista, fa vedere, no? La struttura che c'è sotto, fa vedere la meccanicità della costruzione testuale. È un fatto comunque che dal 3.5 al 4.0 c'è stata un'evoluzione, ma vedete anche che una parola, si trova su sfondo rosso. Il senso è, quando si trovano questi errori, nella lingua è importante sollevarli e cercare di promuovere una migliore padronanza della lingua. Ma perché dobbiamo sollevarli, questi benedetti errori? Casomai segnalarli, non so, sottolinearli, evidenziarli, denunciarli, ma certo non sollevarli. Torniamo al sollevamento pesi della metafora della palestra e dei muscoli. La risposta in realtà non è difficile, perché basta fare anche qui un piccolo esperimento con altri tipi di intelligenza artificiale, se vogliamo chiamarla così, cioè con i traduttori automatici. Chiediamo di tradurre in inglese questa frase, quando trovi errori è importante sollevarli, e vediamo che il verbo utilizzato in inglese è to raise, ma a quel punto richiediamo di ritradurre in italiano la frase che il traduttore ha prodotto in inglese. Cioè facciamo una specie di prova del 9 ed ecco qua che esce fuori la parola giusta in italiano, il verbo adeguato al contesto. E dunque semanticamente coerente con il contesto, è importante segnalarli. E allora è evidente, direi proprio a colpo d'occhio in questa diapositiva, che la macchina ChatGPT lavora, se pensasse potremmo dire pensa, ma in realtà lavora in inglese. Quindi riceve le domande in italiano, le ritraduce in inglese, produce la risposta in inglese e la ritraduce in italiano, il tutto in una frazione di secondo. La potenza straordinaria di queste macchine è una potenza di calcolo. D'altronde non è un mistero, perché basta domandare in questo dialogo sempre aperto in cui la macchina è sempre disponibile a rispondere, devo dire anche con una certa sincerità, se vogliamo attribuirle delle emozioni e delle qualità umane, perché tutta questa proiezione poi è quasi inevitabile quando si lavora con questi software, ci dirà esplicitamente che lei ragiona in inglese. E adesso volevo vedere dove stava, ma è un po' più avanti. Ecco qua.
Ve lo faccio vedere subito. Il mio registro di base è codificato secondo lo standard della lingua inglese internazionale contemporanea, comunemente riferito come Standard American English. E poi aggiunge che però è anche in grado, vedete che parla di sé al maschile, sono addestrato per comprendere e generare testi in diverse varietà della lingua inglese e in altri idiomi, sempre rispettando le regole grammaticali e stilistiche. Allora, torniamo un attimo indietro perché adesso ci serviva di vedere questa risposta. Proviamo a vedere se veramente è in grado di gestire le diverse varietà, cioè i diversi stili, i diversi registri della lingua italiana, fermo restando che ha confessato candidamente di lavorare in lingua inglese, di essere programmato a partire dallo standard dell'American English. Questa è la risposta, cioè il testo prodotto in risposta a una sollecitazione che chiedeva a ChatGPT di dare lo stesso esito della risposta al quesito di prima, ma in termini tecnici. E allora vedete l'innalzamento del registro, non vi è, anche con delle, diciamo, soluzioni che non sono strettamente scientifiche o settoriali, ma semplicemente innalzano il registro, se volete, anche in maniera un po' scolastica, no? Non c'è, diventa non vi è. E poi il dominio, e poi vedete tutta una serie di termini tecnici, morfo, sintassi, argomento diretto, sintagma nominale, trasparenza semantica, decodifica semantica, univocità del messaggio e anche però dei termini un po' così di un difficilese tecnico che probabilmente risente del modello inglese, no? Possono impattare negativamente. Anche qui a voler essere proprio un po' pinoli, un paio di cose però non funzionano dal punto di vista della terminologia specifica della linguistica, perché incuriosire non è un lemma, non stiamo parlando di un dizionario, ma casomai un lessema, e il sintagma nominale marcato per il caso accusativo è un po' una forzatura nel momento in cui la lingua italiana non ha i casi. Però, niente da dire. Diciamo, ha prodotto una risposta uguale a quella di prima, articolandola, declinandola in un registro che è un registro più tecnico della linguistica e quindi, se volete, sempre con questo elemento, no, di simulazione, quindi con questo così un po' birignao, se mi consentite, della linguistica, ma è un fatto che questo potrebbe essere un passaggio di una tesi di laurea. È una delle ragioni per cui adesso dobbiamo essere all'università molto attenti a valutare quello che leggiamo. Poi però gli ho chiesto di fare una cosa diversa, completamente diversa, cioè di rendere la stessa risposta in romanesco, nel mio romanesco, come sentite dall'accento, anche se io cerco un po' di mimetizzarlo, ma insomma la mia provenienza romana direi è fin troppo evidente. E qui la cosa è ai limiti del gioco, però è interessante capire se gestisce anche un italiano regionale. Oh, non hai sbagliato proprio. Tenere una buona presa sull'italiano è fondamentale, soprattutto per quelli che scrivono per i giornali o che si occupano dei comunicati. È chiaro che il risultato è vagamente grottesco, ma alcune volte anche qui sbanda. Se sbagli l'italiano, questo può dar fastidio a capire il testo. Ma non è un costrutto attendibile né nell'italiano regionale di Roma, né direi in nessun italiano. Quel verbo incuriosire, come ha detto giusto te, e qui è interessante che invece riesca a simulare la varietà regionale romana anche proprio in questa oscillazione, cioè te utilizzato come pronome soggetto, come forma di pronome soggetto al posto di tu. E ti serve un complemento oggetto, se non usi bene i verbi o la grammatica, questo può far casino e rende tutto meno comprensibile. Un'altra sollecitazione era quella di scrivere come avrebbe fatto un adolescente un post di Instagram. Vedete l'uso delle emoji, domandona, sai usare incuriosire giusto, l'uso delle interrogative retoriche, però anche qui un paio di cose che immediatamente ci riportano all'inglese. Una è proprio un emoji, perché noi non utilizziamo l'espressione, quindi neanche la sua resa grafica è chiave. Per noi che viviamo di parole, la precisione è key. No, è chiaramente un anglicismo iconografico. E anglicismo invece crudo, non adattato, è chiaramente quello speak up. Se trovi un errore, speak up, ma non è
tra tanti anglicismi, che pure si usano nell'italiano colloquiale, contemporaneo, pubblicitario e anche giovanile, non è questo però uno di quegli anglicismi. Quindi ancora una volta la cosa non funziona, vedete poi gli hashtag scelti con una certa efficacia, lingua italiana, chiarezza, comunicazione, forse non tanto editoriali perché non si capisce che dietro c'era una domanda sugli editoriali, ma insomma, tant'è, è una buona simulazione anche questa. Altra sollecitazione, sempre per lavorare sulle varietà e sui registri, un post invece di un social network non marcato in maniera in senso generazionale. E viene fuori questo, ma dai, hai proprio ragione, noi che postiamo sui social abbiamo la responsabilità, diciamo, sono sempre un po' dei, dal punto di vista del contenuto, dei fervorini abbastanza prevedibili, retorici nel senso però di negativo del termine, di stantio, di prevedibile per l'appunto, ma insomma, qui la cosa straordinaria è che invece quando deve fare gli hashtag e sta parlando di correttezza linguistica, dell'esigenza, del bisogno della correttezza linguistica, l'hashtag è chiaro e corretto. E allora ci troviamo di fronte a quelle che vengono chiamate le allucinazioni di ChatGPT. Ogni tanto ci sono delle cose che contraddicono, in questo caso, proprio tra l'altro il senso del messaggio, ma anche la precisione nel rimettere insieme le fonti di nutrimento lessicale, linguistico, sintattico a cui ChatGPT attinge e non c'è modo di spiegarle. Forse era in qualche testo che ChatGPT ha utilizzato e fatto sta che c'è un errore di ortografia quando si parla di correttezza linguistica. Però, a quale modello ChatGPT quando noi non gli chiediamo di simulare una specifica varietà dell'italiano, cioè in assenza di indicazioni sul registro, come si esprime ChatGPT? E qui è interessante perché il ragionamento si allarga dallo standard di queste macchine produttrici o simulatrici di linguaggio al discorso più generale sullo standard inteso come riferimento sociolinguistico, perché la sociolinguistica internazionale, come vedete per esempio da questo schema, tende a considerare tra gli agenti dello standard, appunto agenti nel senso di agenzie, no? Di formazione linguistica, le norme, d'accordo, le correzioni, il codice linguistico, i giudizi degli esperti in linguaggio, ma anche quelli dei, no? Il modo in cui si esprimono i professional speakers, writers and model text. Ora, è chiaro che nel momento in cui ChatGPT e queste altre macchine vengono sempre più usate dalle persone che usano o dovrebbero usare professionalmente la scrittura, il caso dei comunicati stampa non era diciamo, un esempio finto, ma era invece un esempio estremamente coerente con quello che succede oggi nel campo della comunicazione, beh, allora questo potrebbe diventare un modello di riferimento. No? L'ha detto ChatGPT, così ha fatto ChatGPT. Abbiamo già visto che ChatGPT in realtà lavora in inglese, ma ha chiarissimo il concetto di standard e alla domanda precisa di che cos'è la lingua standard, vedete che la risposta è, direi, impeccabile, perché non solo ci risponde che è un modello normativo, ma dice quello che ogni linguista ha ben presente, cioè che è un concetto ideale astratto, perché le persone poi nella realtà usano una gamma di registri e di varietà diverse tra di loro. E allora andiamo a riguardare rapidamente la geniale resa del repertorio dell'italiano contemporaneo che era stata messa su un piano cartesiano da Gaetano Berruto nel 1987 e dunque uno standard che ancora era quello letterario all'altezza appunto degli anni 80 del secolo scorso e un neo standard che è la maniera in cui Gaetano Berruto chiama quello che Francesco Sabatini 2 anni prima aveva definito l'italiano dell'uso medio, che invece pian piano si sta facendo strada, portando all'affermazione di tratti che prima erano considerati scorretti dal punto di vista grammaticale. Tipicamente i pronomi soggetto, lui, lei, loro, al posto di egli, ella, e poi nessuno lo dice mai, ma anche egli no ed elleno, che Manzoni già aveva fatto cadere molto tempo fa dai suoi promessi sposi. Ma insomma, questo quadro con delle varietà alte
che sono tutte scritte, quelle sopra la media e delle varietà basse o medio-basse, che sono tutte orali. Io avevo provato a aggiornarlo nel 2012, 25 anni dopo, e dunque facendo vedere come quello standard stava pian piano sclerotizzandosi in qualche cosa che, legato alla lingua letteraria, ma rimane usato forse anche un po' troppo spesso a scuola, è utile. È indispensabile per la competenza passiva, per capire come si è scritto nei secoli scorsi, ma attenzione a non confonderlo con il come si deve scrivere oggi, no? In questo momento storico. E poi invece un neo standard, qui basandosi su quella indicazione di Seriani a cui vi facevo cenno poco fa, come giornalistico, ma soprattutto già all'altezza del 2012 era evidentissimo che questa divisione tra varietà scritte alte e varietà orali basse era rotta, era spezzata dall'italiano, cioè l'italiano telematico che aveva riportato a scrivere tantissime persone che non scrivevano e non avrebbero mai scritto un rigo in una forma che certo non è quella della scrittura tradizionale, ma è quella del digitare. Digitare non equivale a scrivere perché tutti digitiamo, ma come ci dicono le statistiche sulla capacità di comprensione del testo, solo un terzo della popolazione italiana, quella anche adulta, non parliamo solo di ragazze e ragazzi negli anni di scuola, è in grado davvero di comprendere bene cosa dice un articolo di giornale, un terzo così così e un terzo ha scarse o scarsissime competenze di appunto literacy testuale. Questo italiano dunque rivoluziona, perché rivoluziona il rapporto tra lingua scritta e lingua parlata, rivoluziona il quadro sociolinguistico, con una conseguenza forte, che forse dovremmo smettere di parlare di standard e neo standard. Intendo dire, lo standard di una lingua si adegua con lo sviluppo sociale, con l'evoluzione della cultura, del costume e appunto degli usi della comunicazione. Dunque è un po' buffo continuare a chiamare standard una cosa che è vecchia. È vecchia, ma soprattutto rappresenta ormai una sorta di modello un po' astratto che viene dal passato. E dunque io parlerei in questo caso di un super standard. Ripeto, è giusto che ragazze e ragazzi lo conoscano perché devono poter leggere e capire i testi del passato e anche poter leggere e capire i testi di livello più alto, come per esempio quelli burocratici, brutti ma solenni dal punto di vista del registro, ma attenzione a non confonderlo con la competenza attiva. E dunque smettiamo di chiamarlo standard, chiamiamolo super standard. Non dico vetero, ma appunto super standard. Neo standard. È più nuovo, tanto più se, voglio dire, è quello che domina la situazione sociolinguistica italiana dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, ormai è a tutti gli effetti la norma di riferimento. È quello che pian piano, attraverso gli usi informali, è diventato, no, un uso medio parlato, un neo standard scritto e poi, proprio con l'italiano telematico, dalle email agli SMS, ai social network, alle chat, pian piano ha portato a questa convergenza tra scritto e parlato in una varietà media di uso generale. E poi certo c'è il substandard, cioè, ed è evidentissimo se si guardano gli usi di scrittura in rete, per esempio quelli dei social, d'accordo? E questo è qualcosa con cui dobbiamo sempre fare i conti, perché di fatto il cambiamento della norma può avvenire, come hanno dimostrato i sociolinguisti americani già del secolo scorso, per una pressione dall'alto, di un modello alto, ma molto più spesso per una pressione dal basso, solo smettiamo di chiamarlo italiano popolare, come si faceva tradizionalmente. La definizione degli anni 70 era stata più o meno utilizzata contemporaneamente da Tullio De Mauro e da Manlio Cortellazzo. Italiano popolare, l'italiano, dicevano loro, incerto di chi ha per madrelingua il dialetto. No, adesso c'è una forma di italiano neopopolare, che è un italiano incerto, scorretto, deficitario, ma di chi ha per madrelingua l'italiano, di chi ha un diploma, a volte anche una laurea, ci dicono le statistiche. Allora forse ha più senso smettere di dare questa indicazione popolare e ragionare invece sull'analfabetismo funzionale, che è il grande problema, perché quella frammentazione in tanti microtesti che ci dà la digitazione quotidiana, l'unico modo di accostarsi al testo scritto, nella produzione e nella lettura, di fatto ci rende incapaci, e questo lo
sappiamo bene, è un bel guaio soprattutto, ma non soltanto per le giovani generazioni, di comprendere e di produrre un testo adeguato. Per questo digitare non è uguale a scrivere. E attenzione all'analfabetismo funzionale, perché quello è veramente il rischio a cui questi nuovi mezzi di comunicazione ci espongono più che in passato. Ragioniamo allora, magari invece che di super standard, standard e substandard, di forme diverse della norma, di aspetti diversi della norma, cioè una norma proiettata che è quella dell'italiano normativo, però attenzione, attenzione, per piacere, smettiamo di dire che lui e lei sono errori di sintassi, perché nessuno utilizzerebbe più nell'italiano vivo e vero egli ed ella. Poi una norma praticata, che è quella dell'italiano normale, ed è qui che dobbiamo concentrarci nella educazione linguistica, e stando attenti invece a questa norma trascurata che continua a premere dal basso e che si sta allargando sempre di più. In tutto questo, che cosa fa o che cosa potrebbe fare la intelligenza artificiale? E un po' l'ho già accennato, potrebbe diventare un nuovo modello, una nuova agenzia di formazione linguistica, un'agenzia di formazione linguistica non esplicita, esattamente come per tanto tempo ha fatto la televisione. L'ha detto ChatGPT, è una parafrasi di quel modo di dire che era l'ha detto la TV, che valeva in termini di sostanza, ma anche in termini di forma, una specie di modello silenzioso e implicito, ma proprio per questo molto efficace, a volte più efficace di quello esplicito di un insegnamento scolastico, di una grammatica o di un manuale. Questo è un fatto. E dunque dobbiamo già riaggiornare anche la collocazione sociolinguistica dell'italiano, dell'italiano telematico. Qualche tempo fa io avevo cercato di mettere ordine nelle diverse valutazioni che potevamo dare di questo italiano, guardandolo dal punto di vista diamesico, e quindi italiano trasmesso scritto, diafasico, italiano dell'uso immediato, più che dell'uso medio, diastratico, italiano neopopolare, e poi, sicuramente, è un fatto, da papà di una ragazza che adesso ha 13 anni e mezzo, è evidentissimo, questa è di fatto un'altra lingua madre delle persone che sono nate dopo il 2000, quindi c'è sicuramente una varietà diagenerazionale, italiano nativo digitale. Adesso la situazione è cambiata perché questo elemento della comunicazione persona-macchina in entrambe le direzioni ha modificato anche l'idea del rapporto tra scritto e parlato, perché abbiamo un italiano ormai artificiale, prodotto dunque da macchine, sia come parlato, gli assistenti vocali come Siri o Alexa, sia come scritto, i chatbot che invece continuano a risponderci per via scritta. Mi ha colpito, e ve lo riporto per questo, che mentre scrivevo un messaggio nel mio telefonino, a un certo punto Vodafone mi abbia invitato a smettere di scrivere e a usare i messaggi vocali. Questo è significativo per due aspetti. Il primo, di sostanza. Se guardiamo all'uso delle nuove generazioni, il messaggio vocale sta pian piano sostituendo, soppiantando quello che era la comunicazione scritta. Dunque possiamo dire che dopo un periodo dell'italiano digitato in cui lo scritto era tornato al centro della comunicazione interpersonale, pian piano, da una parte le immagini, pensiamo a Instagram o a TikTok, quindi fisso in movimento, dall'altra l'oralità tecnologica stanno di nuovo riportando lo scritto, la scrittura, il linguaggio che siamo abituati a legare al linguaggio verbale tradizionale ai margini. Ma l'altro aspetto è un aspetto formale, perché è divertente che non dice parla invece di scrivere questo messaggio di Vodafone, dice parla invece di digitare, come se avesse pian piano introiettato anche a questo livello la differenza tra scrivere e digitare, che è appunto una differenza sostanziale. Nel frattempo, la cosiddetta intelligenza artificiale è andata avanti perché ha cominciato a essere esercitata nei sistemi di trascrizione e dettatura per il riconoscimento vocale, poi in quelli di traduzione automatica e adesso nella produzione o imitazione o simulazione o emulazione del linguaggio umano, per cui è anche difficile capire come definirli questi testi. Quelli erano trascritti, gli altri tradotti, questi come sono?
generati, dice qualcuno, però insomma tutti i testi vengono generati nel senso di prodotti nativi digitali, ma no, abbiamo appena detto che anzi quella è una definizione che utilizziamo per una generazione più giovane che di fatto ha vissuto sempre in questo habitat digitale, telematico. Artificiali o addirittura robotici? Vedete, siamo nell'ambito dei punti interrogativi. È un fatto che nel frattempo e molto rapidamente anche le stesse parole che usiamo per descrivere questi tipi di comunicazione sono cambiate, nel senso che hanno cambiato significato, che è ancora, se ci pensate, più significativo, perdonatemi il gioco di parole, più interessante. Per cui parlavamo di chat room per quelle stanze molto affollate in cui si discuteva di singoli temi con enorme difficoltà di mantenere un filo del discorso perché i turni di parola si accavallavano, ma erano ancora persone e persone. Poi abbiamo parlato di chat, nel senso di invece la messaggeria in una comunicazione interpersonale messa a disposizione dei social network. Poi abbiamo parlato di chatbot, quindi già si spostava la comunicazione tra persona, persone e macchina, e poi ChatGPT, in cui al centro c'è proprio la macchina, no? ChatGPT è un acronimo che proprio rimanda appunto al fatto che questa macchina dialoga con noi producendo testi artificialmente. Andando a concludere, questa era una profezia dell'anno scorso di Bill Gates. Ora, io in generale delle profezie tendo a diffidare, ma di quelle di Bill Gates un po' meno, perché Bill Gates già in un libro molto antico, ormai visti i tempi della telematica, in cui nel 95 ci spiegava che cosa sarebbe successo nella nostra vita grazie alla tecnologia, beh, diceva cose che all'epoca sembravano assurde e fantascientifiche, ma di fatto poi si sono realizzate tutte quante. E per cui, insomma, quando lui ci diceva che avremmo fatto la spesa senza uscire da casa, che avremmo visto la televisione e letto i libri su uno stesso strumento, che avremmo comunicato da una parte all'altra nel mondo in una frazione di secondo, ripeto, sembravano cose abbastanza assurde tanto tempo fa, oggi sono evidentemente la nostra attualità. Dunque, la sensazione è che ci stiamo avviando alla situazione in cui l'IA italiano sarà al centro della situazione. C'è un paradigma platonico, diceva Raffaele Simone, che era quello dell'italiano scritto così come è durato per più di un millennio. Vedete che il riferimento è appunto a Platone e alla cultura greco-classica. Poi c'è stato un brevissimo periodo del paradigma digitale, quello dell'italiano digitato, quello delle mail e dell'SMS, ma poi dai telefonini si è passati agli smartphone e quindi il multimediale delle immagini, dei suoni, ha di nuovo trasportato, lo dicevamo, la scrittura ai margini dell'italiano e adesso abbiamo l'inizio di un nuovo paradigma, forse un paradigma algoritmico. E in base a questo, anche se fino adesso abbiamo molti punti interrogativi, anche nei saggi che escono a livello internazionale, poche certezze, due indicazioni bibliografiche, lingua e intelligenza artificiale di Mirko Tavosanis, che però è precedente alla rivoluzione di ChatGPT, e invece un convegno molto recente sui testi automatizzati nelle lingue romanze organizzato da Anna Maria De Cesare. Sappiamo che ChatGPT parla in maniera abbastanza comprensibile in base ai dati che possiamo valutare con queste griglie che sono quelle dell'indice Gulpease e di Reddit, non posso soffermarmi sulla sua consapevolezza linguistica o metalinguistica, ma posso azzardare che tra un po' potremmo avere un'architettura dell'italiano contemporaneo in cui, oltre allo standard e il neostandard, ci sia proprio un modello, neanche troppo implicito, legato all'IA italiano. Mi fermo qui. Ho usato davvero tutto il tempo a mia disposizione e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, molto interessante, tantissime, tante cose, qualche domanda di cui una, diciamo, quella più diffusa. Lei a un certo punto ha detto, noi dobbiamo stare molto attenti quando correggiamo le tesi, quando diamo le tesi, per distinguere, cercare di riconoscere
l'intelligenza artificiale, i testi prodotti con l'intelligenza artificiale generativa, e i nostri professori tutti chiedono: ma come si fa? Allora, ci sono dei programmi per il riconoscimento automatico, ma non sempre riescono davvero a riconoscere automaticamente, soprattutto se è la versione 4.0, che è un avanzamento anche sul piano sostanziale. Dico una cosa che non è strettamente linguistica, ma dal mio punto di vista molto significativa. ChatGPT 3.5 non sapeva dire non lo so. Io mi ero divertito a chiedergli chi fosse la persona che aveva tradotto per la prima volta il Candide di Voltaire in italiano, che è una cosa su cui mi sto scervellando da molti anni di studio, e dava delle risposte a casaccio più o meno, cioè dava dei nomi di persone a volte morte prima di quella traduzione, mentre invece il nuovo dice che appunto non si hanno dati sicuri, ci sono soltanto delle ipotesi, e questa è una differenza notevole, e per dire di un affinamento. Altre cose che si notano quando questa utilizzazione è un po' grezza, grossolana, non viene raffinata, è per esempio l'uso delle maiuscole nei titoli, secondo l'uso anglosassone. A me è capitato di riconoscere di fatto con ragionevole certezza dei testi che erano stati prodotti utilizzando questo software perché c'erano questi fenomeni. E poi anglicismi, calchi dall'inglese, come quel sollevare che abbiamo visto, devono subito destare un po' di dubbi, non del tutto coerenti dell'abbinamento, per esempio, tra verbo e oggetto, tra verbo e aggettivo. Insomma, sono piccole spie che danno l'idea di una lingua italiana non solo prodotta da una macchina artificiale, ma da una macchina che non è, appunto, nativa italiana, se possiamo esprimerci così, e anche quegli elementi di meccanicità. Quando si comincia a vedere che è tutto basato su una struttura binaria, o è tutto con il soggetto all'inizio, o è tutto con un connettivo all'inizio. Insomma, è chiaro che io quello che dico sempre quando penso di aver riconosciuto dei testi prodotti così, quando non erano stati autorizzati i miei allievi a utilizzare questo tipo di software, dico con ragionevole certezza, non posso mai arrivare a dimostrarlo. Però, ecco, questo secondo me è pian piano è uno degli aspetti interessanti di capire come scrive questa macchina. Si affinerà e diventerà sempre più difficile. L'altra cosa è una scrittura collaborativa, cioè invece provare a dire no, usatelo, imparate ad usarlo. Noi nella nostra grammatica abbiamo messo anche una pagina di consigli su come usarlo al meglio, dare indicazioni di registro, dare più modelli, chiedere di produrre un testo molto specifico, quindi un comunicato stampa che riguardi la bellezza di un libro recente in cui fattori principali sono questo e quest'altro, perché ci si troverà a lavorare con queste cose anche professionalmente. Quindi, da un lato, lavoriamoci insieme. Poi è chiaro che, però, quando si decide che deve essere il ragazzo o la ragazza a scrivere, e beh, lì la questione non è più accettabile per quello che dicevo prima, perché, insomma, se no, quando ce li costruiamo, sti benedetti muscoli della competenza linguistica. Sì. E tra le altre cose, qualcuno, e quindi lo dico io, chiedeva quale potrebbe essere un manuale di scrittura utile, e sollecito, invito tutti, appunto, nelle grammatiche del professor Antonelli, del professor Picchiore e Rossi, c'è anche un manuale pratico di scrittura in cui si affrontano anche questi temi, aggiungendo anche la bibliografia che il professore ci ha fornito. Un'ultima battuta, perché siamo proprio agli sgoccioli. Quindi diremo tutti, come adesso diciamo, evidenze invece che prove, confidente invece queste cose, diremo tutti che solleveremo tutti gli errori tra un po'. Sì, Corriamo questo Chat rischio. GPT diventa, come io un po' temo, un punto di riferimento. È chiaro che questo tipo di calchi si diffonderà con una rapidità ancora maggiore, questo non c'è dubbio. Dopodiché si sta lavorando a sistemi di questo tipo prodotti in Italia e quindi su una base di testi, no, soltanto italiani. E da quel punto di vista magari ci sarà una differenziazione, così come c'è stata in altri tipi di tecnologia. Quindi anche da questo punto di vista è difficile fare delle previsioni. È un fatto, ma non è che lo sto dicendo io adesso, ogni articolo di giornale che leggiamo ogni giorno ci dice
che questi sistemi entreranno prepotentemente a tutti i livelli della nostra attività quotidiana e soprattutto a livello professionale, anche con tutti i rischi che poi ci sono per quanto riguarda l'occupazione in determinati settori, ma l'unico modo è chiaramente quello di far capire che comunque l'intelligenza umana non può essere sostituita, che questo ricombinare degli elementi noti a un certo punto mostra sempre la corda, non può avere nessun tipo di creatività e non può avere nessun tipo, che mi sembra ancora più grave, non può avere nessun tipo di comprensione delle questioni, perché, ripeto, sono completamente ignari del significato di quello che dicono. Chiudo con questa battuta che ho letto in un libro di Nello Cristianini, pubblicato dalla Terza, che si intitola La Scorciatoia. La scorciatoia qual è stata? Smettere di utilizzare le competenze dei linguisti e delle linguiste e affidarsi appunto alla statistica. E quindi uno di questi che lavorava alla fine del Novecento a questi grandi progetti diceva: ogni volta che licenzio un linguista, il mio sistema migliora in termini di efficacia e rendimento. Il che va benissimo, però ci dice che questa cosa non c'entra niente con la lingua vera, che è strumento di espressione e articolazione del pensiero. Qui pensiero non c'è. Ecco, e su questo, invitando anche tutti appunto a cercare di non demonizzare questo strumento proprio per i limiti di cui ci parlava e a usarlo invece anche come strumento didattico, quando possibile, nei termini che ci suggeriva il professore, io ringrazio tutte e tutti per essere stati con noi fin qui, ringrazio Riccardo Prossimo che ci ha aiutato dalla regia e naturalmente ringrazio tantissimo il professor Giuseppe Antonelli che ci ha illuminato su questo argomento così, così difficile, così nuovo. Grazie. Grazie a lei, grazie a voi e a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Buonasera e arrivederci. Alla prossima.